Io mi chiamo Francesco Malgeri, insegno storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma. Io non sono un presentatore televisivo. Se ho accettato di condurre questa trasmissione è perché la ritengo un'esperienza interessante. E comunque mi auguro che mi perdonerete se non sarò particolarmente brillante. Ci troviamo nel Palazzo del Quirinale. Come ogni altra serie di questo programma, abbiamo scelto una sede particolarmente prestigiosa. La prima serie, che era dedicata alla storia antica, fu ambientata presso la Sala della Curia del Foro Romano. La seconda serie, dedicata invece alla storia medievale, fu ambientata presso l'Abbazia di Fossanova, dove tra l'altro morì Tommaso d'Aquino, una delle figure più prestigiose del Medioevo. La terza serie, dedicata invece al Rinascimento e alla storia moderna, era stata ambientata presso il Palazzo Farnese di Caprarola. Per quanto riguarda questa quarta serie, che dedicheremo alla storia del Risorgimento, dell'Unità d'Italia, fino ai giorni a noi più vicini, la scelta del Quirinale ci sembrava obbligata. Infatti, questo palazzo è stata la sede prima dei papi, è stata successivamente, dopo il 1870, la sede del re d'Italia e dopo l'avvento della Repubblica è diventata la sede del Presidente della Repubblica. Vediamo sul pennone del Quirinale sventolare la bandiera italiana. Questo significa che il Presidente è in sede e noi lo ringraziamo per averci ospitato. Oggi dunque parleremo delle origini del Risorgimento. Parleremo degli staterelli italiani che entrano in crisi e che cominciano a complottare per l'unità d'Italia. Intanto vediamo una breve scheda filmata che si sofferma sugli avvenimenti di questo periodo. Gli ultimi anni del Settecento portano in Italia, con l'esercito comandato dal giovane Napoleone Bonaparte, le idee della Rivoluzione francese e, coi diritti dell'uomo, anche quelle di Repubblica e di Patria. I soldati di Napoleone sono accolti dai giacobini italiani come liberatori, travolgendo rapidamente i governi dei vari stati in cui l'Italia è sempre divisa. Il Piemonte, ormai senza la Savoia, passa sotto amministrazione francese. Al suo re rimane soltanto la Sardegna. La Toscana, dalla quale il Granduca è fuggito, viene occupata. La Lombardia, l'Emilia e la Romagna danno vita alla Repubblica Cisalpina, con capitale Milano. La Serenissima Repubblica di Venezia muore dopo tanti secoli di storia. Il suo territorio passerà all'Austria. Più a sud, la Repubblica Romana eredita lo Stato della Chiesa, dal quale il Papa è stato cacciato. Nell'Italia meridionale, la Repubblica Napoletana prende il posto del Regno Borbonico, il cui re Ferdinando si è rifugiato in Sicilia, dove regna protetto dalla flotta inglese. I francesi parlano di fraternità e di uguaglianza, eppure sottopongono le popolazioni a pesanti taglieggiamenti. Infatti, quando una coalizione di austriaci, prussiani, inglesi e russi riuscirà a cacciarli, non lasceranno eccessivi rimpianti. Ma all'alba del XIX secolo il predominio francese in Italia verrà nuovamente ristabilito da Napoleone. Del resto, il turbine napoleonico coinvolgerà in quegli anni tutta l'Europa, sostituendo agli ideali della rivoluzione quelli di un impero che si estende dall'Atlantico alla Polonia. Dall'Italia delle Repubbliche a quella dei sovrani napoleonici. Il Regno d'Italia, con capitale Milano, è governato dal figliastro di Napoleone, il viceré Eugenio di Beauharnais. Il Piemonte, la Toscana, l'Umbria e il Lazio passano a far parte dell'impero francese. Sul trono del Regno di Napoli siede Gioacchino Murat, cognato di Napoleone. Coloro che avevano sperato in un nuovo assetto dell'Italia rimangono delusi. Il più noto tra loro, il poeta Ugo Foscolo,
non perdonò mai Napoleone di avere sottomesso l'antica Repubblica di Venezia per passarla all'Austria. A Waterloo, nel 1814, in una memorabile battaglia, Napoleone è definitivamente sconfitto. È la fine di un'epoca. Inizia la restaurazione. Gli antichi sovrani vengono nuovamente insediati sui loro troni. Gran parte delle riforme napoleoniche sono soppresse. In base alle decisioni del Congresso, riunito a Vienna nel novembre 1815, l'Italia è di nuovo quella che era stata prima di Napoleone. Vittorio Emanuele I di Savoia torna a Torino, annettendo la Savoia, Nizza e Genova. Ferdinando III, Granduca di Lorena, è di nuovo a Firenze. Il Papa Pio VII rientra a Roma, nuovamente sovrano del suo Stato. Ferdinando di Borbone torna a Napoli. Ora il suo regno si chiama delle Due Sicilie. In effetti, a Vienna si ridisegna la carta politica d'Italia. L'Austria unisce al territorio veneziano anche quello della Lombardia. Vengono ripristinati i piccoli ducati di Modena e Parma. Nel ducato di Lucca è inviata Maria Luisa, moglie di Napoleone, che poi diverrà sovrana di Parma. L'Austria controlla la situazione italiana. È padrona del Lombardo-Veneto e domina indirettamente anche su Modena, Lucca, Parma e Firenze. E così la monarchia asburgica torna ad essere sovrana del maggior impero continentale europeo. Un patto tra i vincitori di Napoleone, Austria, Russia e Inghilterra, tiene d'occhio questa Europa. La restaurazione vi riporta la pace, ma allo stesso tempo ne tradisce le speranze. Il grande poliziotto, incaricato di soffocare le idee liberali e i focolai di indipendenza che qua e là si vanno accendendo, è il cancelliere austriaco Metternich. I patrioti, infatti, non hanno perduto tutte le loro aspirazioni, anche se sono costretti a riunirsi clandestinamente per sfuggire alla sospettosa polizia austriaca. Sono gli anni delle società segrete, e in particolare della carboneria, gli anni in cui si lotta per ottenere una costituzione, come già avvenuto a Napoli e a Torino, gli anni in cui i patrioti, come il conte Federico Confalonieri e come Silvio Pellico, sono condannati al carcere duro nella fortezza dello Spielberg, in Boemia. Abbiamo appena visto il filmato sull'Italia napoleonica ed ora con il professor Vittorio Emanuele Giuntella, che è studioso di storia dell'Italia del Settecento, vorrei cercare di approfondire alcuni aspetti. Innanzitutto vorrei chiedere se è corretto parlare di inizio, di avvio del risorgimento a proposito dell'Italia napoleonica. Direi di sì, perché è col periodo giacobino che comincia a delinearsi la irrimediabile frattura col riformismo precedente dei principi illuminati, no? Che si aggira sempre nell'orbita di idee vecchie o di espansioni di stati dal punto di vista territoriale. Qui invece le idee che portano i francesi sono idee di libertà, di uguaglianza, di nazione, di costituzione, di assemblee legislative. Ecco. Tuttavia, no? I francesi mi sembra che non fossero poi del tutto favorevoli a questa soluzione unitaria, no? Certamente sì, perché l'unitarismo suscita la gelosia del direttorio e dello stesso Napoleone, che si appoggia piuttosto ai moderati che non ai radicali e agli estremisti. Però di fatto la prima idea che la soluzione politica del problema italiano si potrà solo avere con una struttura unitaria sorge proprio in questo momento, che è un momento di grande fervore, di discussioni, di contrasti. Certo. Basta pensare che la gran massa del popolo italiano è controrivoluzionaria
E d'altra parte, se questo è l'atteggiamento nei confronti degli istituti repubblicani, c'è anche una pattuglietta cattolico-democratica che per la prima volta elabora la tesi della concordia tra gli evangeli e gli istituti democratici. E d'altra parte, per quello che riguarda Roma e la rivoluzione romana del 1798, qui dove non c'era mai stata una partecipazione di borghesia, anzi è difficile parlare anche di una borghesia romana, c'è per la prima volta un ceto borghese che assume su di sé la responsabilità del governo, così come nelle repubbliche aristocratiche si rompe la struttura del... Oh, e qual è l'atteggiamento del Papa anche rispetto a questa... Tu sai bene che da una parte Pio VI fu preso e portato in prigione in Germania, Pio VII ristabilito dopo la seconda coalizione, eletto nel 1799, venuto a Roma alla fine appunto del 1799, tenta un approccio tra la tradizione della Chiesa e lo Stato laico, che non fa più una posizione privilegiata alla Chiesa. È entrata in crisi nel Settecento la Chiesa dell'Antico Regime, ora sorge in contrapposizione dello Stato laico questa possibilità di transazioni che appunto hanno un loro limite. Pio VII lo dirà chiaramente quando Napoleone pretenderà l'ingresso del papato, della Santa Sede, dell'esercito pontificio nel blocco continentale. Ecco, e poi c'è l'ultimo aspetto che vorrei considerare relativo a questo tentativo finale di Murat. Come possiamo... Dunque nel periodo imperiale, diciamo così, nonostante anche la pressione diretta che Bonaparte, diventato imperatore, esercita su Beauharnais, su questa composizione di monarchie familiari, di cui Murat è un'espressione, vero? E nonostante questo si determina anche lì una discussione, una partecipazione che Confalonieri ricorderà dopo la caduta dell'impero con nostalgia. Allora noi avevamo su di noi la responsabilità. Bene, ti ringrazio. Ora dovremmo andare a cercare un pochino il ricordo di Murat, di uno dei protagonisti di questo periodo storico, visitando con Rossana Potestà il Palazzo Reale di Napoli, dove appunto Murat ha risieduto e dove in seguito abitarono i sovrani borbonici. Ci siamo lasciati, se ricordate, in quella che si può definire la Versailles del Regno di Napoli, e cioè la Reggia di Caserta. E ci ritroviamo sempre in una reggia, questa volta nel cuore dell'Impero Borbonico, a Napoli, a Palazzo Reale. Il Palazzo Reale fu costruito fra il 1600 e il 1602 da Domenico Fontana, per ordine del viceré Ferrante di Castro, che doveva ospitare Filippo III, re di Spagna, che voleva visitare Napoli con tutta la sua corte. A quel tempo non si badava a spese e quello che non c'era lo si procurava inventando nuove tasse e creando nuove gabelle. Insomma, da qualche parte i soldi dovevano pure uscir fuori. Della costruzione originale restano la facciata su piazza Plebiscito e il cortile d'onore. La facciata, lunga 169 metri e due ordini di finestre, furono chiusi per opera del Vanvitelli nella seconda metà del Settecento e trasformate in nicchie per accrescere la solidità del palazzo. L'interno dell'edificio fu ampliato ed arricchito tra il 1743 e il 1748. Ad abbellirlo in seguito ci pensò anche Gioacchino Murat e sua moglie, Annunziata Carolina Bonaparte, portando delle suppellettili e dei mobili dalla Francia. Nel 1837 un incendio danneggiò in maniera grave l'edificio. A restaurarlo ci pensò l'architetto Gaetano Genovese, su ordine di Ferdinando II, re delle Due Sicilie. A lui si devono anche le decorazioni di questo imponente scalone d'onore. Su e giù per queste scale sono passati i Borboni, i Repubblicani, i Giacobini ed infine i Savoia.
Certo che le scale dei palazzi reali sono state, forse lo sono ancora, una specie di giostra per chi esercita il potere. Questa grande loggia qui al primo piano gira tutto intorno al cortile interno. Qui vi abitarono i viceré di Napoli in seguito i Borboni. Dopo l'incendio del 1837, di cui abbiamo già parlato, la famiglia reale e la corte si trasferirono al secondo piano, dove oggi si trova la Biblioteca Nazionale. Il primo piano fu invece adibito ad appartamento di rappresentanza. Dopo l'unità d'Italia divenne invece l'abitazione dei Savoia quando passavano da Napoli o si trovavano negli intorni. Col passare degli anni, le modifiche in questi appartamenti furono tantissime. Un esempio è questo salone che fu trasformato nel 1768 dall'architetto Fuga in teatro di corte. E qui, alla fine del Settecento, si svolsero le adunate dell'Assemblea durante la Repubblica Partenopea, instauratasi alla precipitosa partenza di Ferdinando IV, re di Napoli, e di sua moglie Maria Carolina. In quell'occasione, il popolo, guidato da Michele Opazzo, si schierò con il re, mentre i nobili liberali, invece, si schierarono con i francesi, cioè con i giacobini. Dalle tavole di questo palcoscenico si alzò la voce piuttosto battagliera della scrittrice Leonora de Fonseca Pimentel. I suoi violenti incitamenti echeggiarono tra queste statue di cartapesta sistemate nelle nicchie alle pareti. Ma quel suo incitare e sollecitare con impeto l'assemblea le procurò le critiche del popolo, che la ridicolizzò con una frase rimasta famosa: la signora Leonora abballa in coppo teatro. In questo caso abballa sta per agitare. E tanto agitarsi la portò dritta al patibolo, e la stessa sorte toccò i suoi amici Luisa Sanfelice, Mario Pagano, l'ammiraglio Caracciolo e ad altri 390 liberali. Sembra che questa epurazione fosse voluta da Maria Carolina quando rimise piede a Napoli insieme al re dopo la rivoluzione partenopea del 1799. Ferdinando e Carolina restarono qui a palazzo soltanto fino al 1806, quando con un decreto imperiale fu creato re di Napoli Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone. Il regno di Giuseppe durò appena 2 anni. Nel 1808, infatti, il fratello lo elesse re di Spagna e delle Indie, e sul trono di Napoli salì Gioachino Murat, che aveva sposato Annunziata Carolina, sorella di Napoleone. Finalmente a palazzo entrava una coppia di aspetto piacevole. Come si sa, i predecessori non erano certo noti per la loro bellezza. Ogni volta che un nuovo re si installava a palazzo, cambiavano i mobili e le suppellettili. Ecco, entrando in questo salone del trono, si ha subito la percezione che lo stile predominante è quello impero. Il trono assomiglia a quello di Napoleone. L'aquila, simbolo sia di Napoleone sia di Murat, è stata rimaneggiata in epoca sabauda. Murat era guascone di nascita. Forse per questo riuscì ad immedesimarsi con molta rapidità nell'animo dei napoletani. Era romantico, generoso, sognatore, qualità che lo fecero molto amare dal popolo, ma che in seguito gli crearono delle difficoltà e lo portarono a prendere delle decisioni piuttosto estreme. Comunque, il suo modo di agire non fu mai, come sostennero molti, da re d'operetta. Anzi, sotto di lui, nel regno di Napoli, iniziò un periodo di prosperità e di importanti riforme. A differenza di tutti gli altri capi soggetti all'influenza napoleonica, Murat creò la propria bandiera e non usò mai la bandiera francese. Prima di entrare nello studio di Murat, passiamo attraverso questa sala detta degli ambasciatori, dove alle pareti ci sono 2 magnifici arazzi di Gobelin della fine del Seicento. Uno rappresenta l'allegoria della terra e l'altro l'allegoria dell'acqua. Ecco, questo è lo studio di Murat. La stanza, a parte la biblioteca appartenuta a Ferdinando II, è arredata con i mobili che, come ho già detto, il re fece portare dalla Francia e sono opera dell'ebenista tedesco Adam Weisweiler. Tutto è in perfetto stile impero. Questo secrétaire ha dei bronzi dorati che rappresentano la saggezza che allontana amore da una fanciulla. Da quest'altra parte un commò con delle decorazioni dorate in stile pompeiano che rappresentano l'incoronazione di un poeta per mano di un genio alato. Dietro a questa scrivania
furono prese le decisioni che fecero la storia di Napoli e parte di quella italiana nella prima metà dell'Ottocento. E qui Murat, insieme al barone generale Colletta, studiò un piano per liberare Capri, che in quel periodo era occupata dagli inglesi. Ai primi rovesci della fortuna napoleonica, Murat cercò di salvare il suo regno, il regno di Napoli, e perciò strinse un'alleanza con l'Austria e l'Inghilterra. Ma non appena si accorse che comunque il Congresso di Vienna avrebbe rimesso sul trono di Napoli i Borboni, decise di riprendere i contatti con suo cognato Napoleone, che in quel periodo era prigioniero all'Elba, e dichiarò guerra all'Austria. Molto probabilmente quelli furono i mesi più difficili e più duri per Murat. Forse da questo studio egli abbozzò il proclama che lanciò da Rimini il 30 marzo 1815, in cui parlava per la prima volta agli italiani di libertà. In realtà quello fu il primo accenno di indipendenza in Italia. Ma il sogno di Murat durò molto poco. Infatti terminò a Pizzo Calabro, dove era sbarcato con un gruppo di amici e seguaci per cercare di riconquistare il meridione. Fu catturato, processato sommariamente e fucilato. Dopo Murat ritornò sul trono Ferdinando IV di Napoli. Ma attenzione, Ferdinando IV era terzo di Sicilia e dopo la fusione della Sicilia col Napoletano prese definitivamente il nome di Ferdinando I delle due Sicilie. In questa stanza amava passare il tempo sua moglie, Maria Carolina d'Austria, sorella della più famosa Maria Antonietta, che sembra le abbia regalato questo mobiletto da lavoro. L'aspetto di Maria Carolina era molto poco rassicurante, anzi, diciamo che era decisamente brutta, e per di più aveva un carattere duro e difficile. È certo che Ferdinando non l'amava, amava invece la bellezza e la dolcezza di Lucia Migliaccio, duchessa di Partanna, che seppe svolgere per molti anni accanto a Ferdinando il ruolo di non regina. Alla morte di Maria Carolina, Ferdinando la sposò morganaticamente, privandola, cioè insieme ai figli, dei diritti a qualsiasi successione dinastica. Ferdinando I fu, secondo gli storici, un uomo piuttosto debole, ma nonostante la sua debolezza, istituì nel regno molte opere pubbliche. Fondò l'Università di Palermo e costruì, sempre a Palermo, l'Osservatorio Astronomico. In seguito costruì anche quello di Napoli e, cosa molto importante, proseguì gli scavi di Ercolano e Pompei. Dopo di lui salì al trono, ma per pochi anni, suo figlio Francesco I, che fu però condizionato completamente dall'Austria. Poi fu la volta di Ferdinando II, che si ricorda perché nel 1839 fondò la prima ferrovia italiana, la Napoli-Portici. Collegò Napoli alla Sicilia con una vasta rete telegrafica e per la prima volta illuminò Napoli con la luce a gas. In questa sala delle guardie del corpo, l'ultimo re di Napoli, Francesco II, detto Franceschiello, e la sua giovanissima e bellissima moglie Maria Sofia, nel 1860, all'avvicinarsi di Garibaldi, per risparmiare alla città una battaglia, si congedarono dalle autorità qui schierate, lasciando per sempre Napoli, la vecchia capitale del regno delle due Sicilie. Con il congresso di Vienna del 1815 e con il ritorno degli antichi sovrani negli stati italiani, possiamo dire che queste aspirazioni unitarie e costituzionali vengono represse anche duramente e sorgono, per tener desta questa prospettiva, le società segrete. Sorge la carboneria, che rappresenta in questi anni forse il momento politico più interessante per quanto riguarda gli stati italiani. Io vorrei chiedere al professor Giuntella appunto qual è il ruolo, il peso politico che la carboneria svolge durante questo periodo. Sì, evidentemente la carboneria, nata nell'ultimo periodo dell'esperienza napoleonica e soprattutto nel regno di Napoli sotto Murat, era attaccata al principio costituzionale
che intendeva contrapporre proprio alla reazione, alla restaurazione dei governi assoluti, però nella fedeltà in ogni Stato al proprio sovrano, e che costituisce un limite molto forte, no? Quindi se il suo valore è questo richiamo a Constant, a istituzioni liberali, il suo limite è la fedeltà al sovrano e quindi la messa in oscurità del problema unitario, no? E d'altra parte è un tipo di associazionismo che appunto i governi contrastano e contrastano alle volte duramente. Ecco, come reagiscono i governi di fronte a questa attività che è attività cospirativa? Basta pensare appunto al 1821, che è il momento critico. C'era già stato nel 1817 nello Stato Pontificio un tentativo carbonaro represso. Ma il 1821 è l'amministrazione del Lombardo-Veneto che agisce con durezza, i nomi di Silvio Pellico o di Federico Confalonieri, di cui si è detta la nostalgia che aveva dell'amministrazione napoleonica, e effettivamente appunto ha esercitato questo richiamo continuo, questa necessità che non si tornasse allo Stato assoluto, ma allo Stato costituzionale. Certo. E poi nel 1831, quando l'Italia insorse, le province dell'Italia centrale insorsero nello Stato Pontificio e nel Ducato di Reggio e di Modena, e sulla scia appunto di quello che era stata la dichiarazione di non intervento dell'Austria, della Francia. Permetti che ti faccia un'altra domanda, cioè quali gruppi sociali aderiscono a queste associazioni? Se c'è differenza tra diverse realtà regionali italiane? Direi di sì, perché mentre nell'Italia settentrionale e nell'Italia centrale predomina un ceto borghese, e nell'Italia meridionale invece la carboneria finirà per essere molto più numerosa e come tale appunto aperta non solo ai vecchi generali o funzionari del periodo napoleonico, ma anche a classi di piccola borghesia, il che determinò una forza molto più grande, ma una forza di diffusione, ma una debolezza interna. Per quanto riguardava in particolare poi gli obiettivi politici anche. E tra l'altro c'è da tenere presente questa sconnessione tra le diverse carbonerie che nel 1831 si rivelò, perché insorse la carboneria piemontese, che aveva poi tutta una sua fisionomia del tutto particolare, quando già era stata sconfitta la carboneria del napoletano, insomma. Chiaro. Quindi su questa crisi della carboneria sorgerà dopo la giovine Italia, che già nel titolo era la contrapposizione di una nuova Italia rispetto all'Italia del periodo napoleonico. Bene, io ti ringrazio. Per chiarire meglio che cosa significava in quegli anni essere un carbonaro, essere un cospiratore, abbiamo ricostruito sulla base di documenti originali un breve sceneggiato nel quale è descritto un giuramento dei carbonari. Che state facendo qui da solo? Perché non andate a divertirvi? Mi piace guardare le maschere che passano. Qui? In questa strada poco frequentata? O forse aspettate qualcuno? Infatti, aspetto una persona. Una signora, forse? Forse. Sono sicuro che si tratta di una contessa. Ve ne sono molte che a carnevale si camuffano per non essere riconosciute. Ne sapete più di me. Noi, signor Luciano, conosciamo il suo nome. È arrivato il momento. Sono pronto. Dovrete fare tutto ciò che vi verrà chiesto. Scusateci, ma dobbiamo vendarvi.
L'ordine della carboneria è stato stabilito per perfezionare gli uomini. Quindi non è necessario che il pagano che deve essere iniziato sia perfetto, bensì suscettibile di perfezione. Non possono essere ammessi quelli la cui condotta sia immorale e contraria all'ordine sociale, e chi sia stato condannato civilmente per un delitto infamante che tale sia reputato dalla carboneria. Non possono essere ammesse le persone deboli e senza carattere. Qual è il tuo nome, il tuo cognome, la tua età? Luciano Campili. Ho da poco compiuto 30 anni. Hai pensato alla ragione della tua presenza qui? Me ne sono fatto una ragione. Sei sempre convinto di voler entrare nella confraternita dei buoni cugini? È il mio unico desiderio, il più grande. Spero che ti sia chiaro che ti verranno chiesti grandi sacrifici. I tuoi doveri saranno tanti. Non appena avrai pronunciato il solenne giuramento, il tuo patrimonio, le tue azioni, la tua vita stessa non apparterranno più a te, ma alla società. Sì. Sei disposto a dare la vita piuttosto che rivelare i segreti della società? Sì. Sei disposto ad obbedire senza riserve? A rinunciare alla tua volontà dinanzi ai tuoi superiori? Farò tutto quanto mi venga ordinato. Noi tutti vorremmo che tu ci facessi comprendere per quale ragione, con quale diritto, pretendi di entrare nella confraternita degli uomini liberi. A dire la verità, non ho diritto, né pretendo. Ma l'amore per la patria e l'ostinato proposito di contribuire con le mie azioni alla sua liberazione mi hanno indirizzato a voi. Ora noi esigiamo da te una prova, forse la più impegnativa che si possa affrontare, almeno per la coscienza. Esigiamo un giuramento sacro e inviolabile. Esso non offende né lo Stato, né i diritti civili, né la religione. Sei in grado di sottoscriverlo? Sono pronto. Inginocchiati. Ora dovrei giurare sui nostri simboli e sui nostri statuti. Ripeti con me. Io, il tuo nome e il tuo cognome, giuro e prometto sull'onore mio, sulle regole fondamentali dell'ordine, su questo pugnale vendicatore degli spergiuri e dinanzi al gran maestro dell'universo che è Dio. Io, Luciano Campili, giuro, prometto sull'onore mio, sulle regole dell'ordine, su questo pugnale, vendicatore degli spergiuri, e dinanzi al gran maestro dell'universo, che è Dio, di guardare scrupolosamente i segreti della reverenda carboneria, di non scrivere, disegnare o incidere cosa alcuna senza aver ottenuto il permesso da una vendita regolare. Di guardare scrupolosamente i segreti della reverenda carboneria, di non scrivere, incidere o disegnare cosa alcuna senza aver ottenuto un permesso da una vendita regolare. Giuro di soccorrere i miei cugini, di non attentare all'onore delle loro famiglie. Giuro di lavorare incessantemente per la regolare propagazione dell'ordine. Giuro di soccorrere i miei cugini, di non attentare all'onore delle loro famiglie. Giuro di lavorare incessantemente per la regolare propagazione dell'ordine. Se divengo spergiuro, sono contento che il mio corpo venga fatto a pezzi da questo pugnale, poi bruciato e le cenere sparse al vento, e che il mio nome venga esecrato da tutti i buoni cugini carbonari sparsi su tutta la superficie della terra. E così Iddio mi aiuti. Se divengo spergiuro, sono contento che il mio corpo sia fatto a pezzi da questo pugnale, poi bruciato e le ceneri sparse al vento. Che il mio nome sia esecrato da tutti i buoni cugini carbonari sparsi su tutta la superficie della terra. E che Iddio, così, mi aiuti. A gloria del gran maestro dell'universo e del glorioso San Teobaldo, in nome sotto gli auspici della nostra vendita e per i poteri che da essa mi sono stati concessi,
Io ti costituisco apprendente libero buono cugino Carbonaro e membro di questa vendita. Ora puoi alzarti. Ricevi questi oggetti che ti danno il diritto di sedere tra noi. Questo grembiale per ricordarti che la vita di ogni buon cugino Carbonaro deve essere dedita al lavoro. Senza questi distintivi non puoi presentarti a una vendita. Per riconoscerci fra noi abbiamo un gesto, un tatto, una parola sacra. Se si saluta col cappello bisogna toglierlo e portarlo per un momento sopra la spalla. Se si dà un bacio d'amicizia, esso va diviso in tre volte, una da una parte e due dall'altra. La parola sacra cambia ogni trimestre. Oggi e fino alla fine del corrente mese essa è forza, salute e coraggio. Da questo momento il tuo nome in mezzo a noi è Ariele. Ariele. Benvenuto, buon cugino. Benvenuto, buon cugino. Bentrovati, buoni cugini. Devo darti ancora alcune spiegazioni e avvertimenti. Tu ora appartieni al primo grado dell'ordine. Sei quindi nello stadio di prova. Tu non hai nessun diritto, ma sono alcuni doveri ai quali ti sarà facile adempiere. Custodisci il segreto religiosamente. Aspetta con pazienza. Tieni pronto al momento di agire. A suo tempo saprai la vendita a cui devi appartenere e il capo da cui riceverai gli ordini direttamente. Nel frattempo, se occorrerà di darti qualche ordine, esso ti sarà comunicato dal cugino che ti presentò. L'ordine al quale appartieni ha occhi e orecchi dappertutto. Da questo momento, dovunque tu sia, qualunque cosa tu faccia, lo sa. Tienilo a mente e comportati di conseguenza. La seduta è sciolta. In questa Italia divisa in molti stati e staterelli era anche difficile viaggiare. Gli italiani non erano liberi spesso di spostarsi da una città all'altra senza un passaporto. Abbiamo chiesto all'ingegner Curti del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano di illustrarci il modo di viaggiare degli italiani in quegli anni. Ci troviamo al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, dove sono conservati tutti i mezzi di trasporto che si sono sviluppati lungo il corso dei secoli e che sono stati determinanti per lo scambio delle informazioni, per lo scambio delle idee e per lo scambio delle merci. Ma oggi qui noi vogliamo parlare dei trasporti terrestri e in particolare dei trasporti terrestri che si sono sviluppati appunto nel 1800. Infatti nel 1700 furono istituite le prime linee di comunicazione mediante le diligenze. Non solo, ma nello stesso periodo furono migliorate le strade con l'innovazione e l'introduzione di nuove tecniche, così che lungo queste strade era possibile far percorrere i veicoli sempre con maggiore velocità. Noi qui ci troviamo vicino a una carrozza tipica della fine del Settecento e prima dell'Ottocento. È una carrozza da posta, cioè di posta, che poteva trasportare dalle 4 alle 6 persone, 4 persone comodamente allogate nella scocca o nella cocca e alcune all'esterno se non avevano ovviamente molti soldi da spendere. Questa carrozza assicurava i trasporti via terra e ad ogni stazione di posta c'era la possibilità ovviamente di cambiare i cavalli, di rifocillarsi e molto spesso anche di dormire. Quindi il punto di ritrovo, il punto importante dei percorsi via terra era costituito dalle stazioni di posta. Stazioni di posta che si possono ancora in questi
anni ancora sono conservate e che sono hanno sempre rappresentato nel tempo un punto di riferimento, un punto di vita vivace ed attiva in cui si incontravano uomini e cose e si poteva scambiare non solo le idee ma anche le vicende della vita vissuta di tutti i giorni. Naturalmente le stazioni di posta erano aperte tutta la notte. In Italia lo sviluppo della carrozza fu legato alla sua tradizione, una tradizione che risaleva addirittura al 1500 e i carrozzieri italiani ancora oggi godono di questa grossa fama. Prova ne sia che appunto nel 1600 giravano per le strade di Milano più di 2000 carrozze, suscitando l'invidia e l'interesse di tutti gli stati europei. Ma quanto tempo si impiegava e quanto costava una corsa o almeno un trasferimento o un viaggio? Diciamo così che tra Milano e Roma si impiegavano circa 6 giorni, se tutto andava bene, se c'era il tempo buono e se le strade erano in perfette condizioni, e vi erano circa una 50ina di stazioni di posta, poiché infatti ogni 10 leghe o 10 miglia corrispondenti a circa 20-30 chilometri c'erano le cosiddette stazioni per la fermata e il cambio dei cavalli, come si è detto più sopra. Che cosa costava? Possiamo dire che così grosso modo poteva costare 500.000, ma il perché non possiamo essere così tanto precisi è il fatto che da Milano a Roma si doveva passare attraverso tanti stati in cui i cambi erano diversi, il cambio della moneta si intende, e quindi non possiamo fare questo raffronto. Possiamo dire per esempio che da Milano a Pavia c'era una famosa diligenza che appunto faceva concorrenza alle barche che solcavano il Laviglio, una corsa costava 2 soldi. Per esempio vi era un'altra diligenza molto famosa che era quella che attraversava le Alpi da Camerlata a Fluelen, che impiegava una giornata e mezza e in questo caso però costava circa 200.000 lire questo percorso, almeno raffrontando la cifra di allora con oggi, quindi una cifra abbastanza elevata. Ma a mano che si sviluppava il modo di viaggiare via terra, che si sviluppavano così anche i mezzi di trasporto, introducendo molti tipi di carrozze nuove, dalla berlina al landau, vennero a mano a svilupparsi sulla spinta della rivoluzione industriale e sulla spinta della nascita della macchina a vapore, che è il simbolo della rivoluzione industriale, andare a sviluppare anche i trasporti terrestri. E proprio nei primi anni del 1800 ecco che fa il suo ingresso trionfale la macchina a vapore anche sulle strade. La macchina a vapore che doveva insidiare a mano, lentamente e progressivamente e ineluttabilmente la carrozza. È del 1839 l'introduzione delle ferrovie in Italia. La prima ferrovia italiana nacque infatti a Napoli su iniziativa del re Ferdinando, ove ordinò delle locomotive e alcune carrozze in Inghilterra. Questa ferrovia era lunga 13 chilometri ed era costituita da una locomotiva che qui potete vedere, che è una ricostruzione molto fedele, e da una serie di carrozze, la prima delle quali, vedete, è così disegnata con lo stile dell'epoca che riproduceva le carrozze. Infatti vedete 3 tipi di carrozze. La prima carrozza era la carrozza dedicata alla famiglia reale, era addobbata con molta eleganza, con molto sfarzo, ricca di velluti, e qui alloggiava durante questo percorso tra Napoli e Portici la famiglia reale. Seguiva poi una carrozza dedicata alla corte, mentre la terza carrozza portava gli armati di scorta alla corte. In ultimo veniva il bagagliaio, che contenevano naturalmente, oltre ai vestiti di ricambio, conteneva anche le provviste affinché il re e la corte potesse trascorrere il suo weekend con un picnic. Sopra questa carrozza c'era il frenatore, stranamente in alto, ma perché doveva così osservare la corsa del treno
e fare in modo di intervenire rapidamente laddove fosse necessario intervenire e frenare in caso di pericolo. Pensate che tutto questo complesso serviva a coprire una distanza di 13 chilometri. In fondo questa era una ferrovia privata, non era ancora una ferrovia pubblica. La ferrovia pubblica nasce nel nord dell'Italia, favorito anche dall'orografia della regione, in quanto proprio nel nord dell'Italia esiste la più grande pianura dove è possibile facilmente ed anche economicamente stendere le ferrovie. Chi si mette all'avanguardia nella costruzione delle ferrovie sono appunto il Piemonte e il Lombardo-Veneto. Queste ferrovie non solo dovevano servire al trasporto delle cose, delle merci, ma doveva anche servire, in caso di evento bellico, a poter sopperire alla necessità di un pronto intervento o, laddove era necessario, lo spostamento di grandi masse, anche di armati. In questo periodo nascono le grosse ferrovie e nascono anche le prime fabbriche di locomotive. Genova, che allora apparteneva al Piemonte, fu la prima città italiana a costruire la prima locomotiva italiana e di progettazione completamente italiana. Ma mentre si sviluppava la rete ferroviaria italiana, sorse contemporaneamente la necessità di allacciare l'Italia con il resto del mondo, in particolare con l'Europa. Però le Alpi ovviamente erano un ostacolo insuperabile, almeno per la tecnica dell'epoca. Fu solo alla fine dell'Ottocento che, con l'introduzione di nuovi macchinari, fu possibile inaugurare quella che si chiama l'era dei trafori, in particolare dei trafori alpini. Infatti, attraverso alcuni valichi, fra i quali quello del Sempione, il più storico e il più leggendario, si dovevano fare dei trafori molto importanti e molto impegnativi. E fu il Sempione una delle imprese più leggendarie nella storia della tecnica italiana. Dopo 16 anni di lavoro e di grosse fatiche e di grandi ostacoli incontrati per fare questo grossissimo lavoro, si riuscì a costruire questa ferrovia, questo traforo che doveva congiungere l'Italia con il centro dell'Europa. Pensate che proprio in quell'epoca ancora la diligenza valicava le Alpi con quella strada e a cavalli andava da Flüene, cioè al di là della Svizzera, e veniva a Camerlata, una località vicino a Como. Fu proprio il traforo del Sempione che nel 1906 fece tramontare definitivamente l'epoca della diligenza. Si conclude a questo punto la prima puntata. Abbiamo parlato delle invasioni napoleoniche, della restaurazione, abbiamo visitato il Palazzo Reale di Napoli. La prossima puntata parleremo di Mazzini e degli altri spiriti che hanno guidato politicamente il processo di unità nazionale. Grazie.